Buonasera, Massimo, guarda che abbiamo oggi. Una sorpresa. Finalmente mi avete invitato di nuovo. Sono mesi che non abbiamo sentito. Sono mesi che non mi invitate, ma c'è la campagna elettorale. La campagna elettorale, c'è la par condicio, c'è il fatto che... Abbiamo avuto l'iter della campagna elettorale, quindi con i candidati. Le è dispiaciuto non essere tra i candidati? Un po' mi è dispiaciuto, sarei ipocrita a dire di no, però è andata così e va bene. Speriamo che... Ma mi tolga una curiosità, quando hai iniziato a fare il percorso in Calabria, aveva avuto l'ok per continuare ad andare avanti? No, aveva avuto la condivisione di tantissime persone, comitati, amici, ho fatto anche una grande manifestazione alla Lamezia, da cui poi sono partite tanti attacchi, per la verità, per farmi fuori. In politica ci sta, è sempre facile, no? Far fuori le persone, soprattutto per incarichi così importanti, quindi uno deve prenderne atto e deve andare avanti. Poi sono incarichi che... Scusi, dico una cosa da regia, un ritorno di audio in studio fastidioso, se me lo togliete per favore. Sono incarichi che presuppongono uno spirito di servizio, quindi se uno lo fa bene, se non lo fa va bene lo stesso, insomma. Non deve essere una... Non è la fine del mondo? No, non la fine del mondo, è una velleità personale. No? Penso di sì, insomma, poi continua adesso a fare il sindaco a Cosenza, no? Adesso sono quasi 9 anni che faccio il sindaco. Forse è il periodo più difficile da quando è diventato sindaco, questo. Devo dire che sì, è stato difficile perché poi in concomitanza di questa campagna elettorale ho subito moltissimi attacchi e quindi che erano probabilmente, anzi quasi sicuramente, voluti proprio per farmi fuori, insomma, da questa candidatura alla presidenza. E quindi è chiaro che anche oggi viviamo un momento di difficoltà che di conseguenza ho subito io e quindi ha subito anche... Ma sinceramente la città ha subito il contraccolpo rispetto a questo, no? Sì, c'è stato un suo momento di distrazione? Non distrazione, no. Devo dire che c'è stato un momento in cui questi attacchi hanno creato moltissimi problemi, hanno in qualche modo anche rallentato quell'azione che noi abbiamo portato avanti negli anni. Devo dire che il Comune di Cosenza, la città di Cosenza è molto cambiata in questi tempi. I cittadini sono molto... pretendono molto, giustamente, alcuni sono anche quelli che sono dall'altra parte, spesso no, sono impietosi nei giudizi, però tutti possono vedere che noi abbiamo migliorato tantissimo questa città. Io ricordo nel 2011 c'erano situazioni allucinanti, cioè quando sono arrivato non c'era la raccolta differenziata. I cassonetti stradali erano stracolmi di rifiuti, sempre ogni emergenza, cioè arrivavano ai primi piani delle abitazioni. Anche adesso abitazioni. C'è un po' di problemi. Adesso di però c'è la raccolta ma ci sono i rifiuti, montagne di rifiuti. Però ci sono rifiuti che sono differenziati, quindi noi produciamo meno della metà dei rifiuti che si producevano nel 2011, quindi se noi avessimo avuto oggi quell'emergenza, perché è bene dirlo ai cittadini, l'emergenza dipende dagli impianti regionali che non accettano i rifiuti indifferenziati, il residuo, e quindi è chiaro che se noi non sappiamo dove portarli, questi rifiuti rimangono nella città. Però se fosse stato il 2011, come avveniva anche prima, nel 2011, avremmo avuto il doppio dei rifiuti nella città. Ma si dice che la maggior parte dei rifiuti siano anche figli del credito che... Non li accettano perché non pagate le ditte. Anzi, il Comune di Cosenza è quello che ha pagato di più, se vediamo rispetto a tutte le altre città capoluogo per quanto riguarda il discorso degli impianti, e non c'è mai stato questo problema. È chiaro che lo sollevano anche ad ogni cambio di giunta regionale, perché i soggetti gestori degli impianti regionali avanzano sempre somme. Sì, ma fino a quando la Regione ha anticipato i soldini la cosa ha funzionato, quando poi la Regione non ha anticipato più i soldini... ma i problemi sono nati per troppo pieno nelle discariche, perché diciamo che Cassano è una discarica che adesso è chiusa. Crotone è esaurita, quindi devono allargarla.
Quindi è chiaro che se produciamo molti rifiuti indifferenziati non sappiamo dove portarli. Quindi fin quando gli impianti non saranno, secondo me, io avrei pensato, l'ho detto anche al Presidente Santelli, che la soluzione di questo problema, perché non è che si risolve per sempre, cioè la gestione dei rifiuti è appunto una gestione per cui se è virtuosa allora non ci sono problemi, però è un ciclo, no? Cioè, oggi noi che cosa facciamo? Dovremmo produrre meno rifiuti indifferenziati possibili, cioè meno residuo, quindi i cittadini dovrebbero separare bene a casa, lo si può fare benissimo in Calabria perché ci sono piccole città e piccoli borghi o medie città al massimo dove si può fare bene la raccolta differenziata, quindi produrre meno rifiuti indifferenziati vuol dire che una discarica anziché durare 2 anni dura 20 anni, ecco perché il ciclo poi diventa virtuoso, perché in discarica finiscono rifiuti che vengono poi ovviamente trattati, stabilizzati e quindi il sistema è assolutamente più virtuoso. Questo però non avviene perché questi impianti fra l'altro non vengono gestiti direttamente dalla regione, vengono dati ai privati che magari hanno anche tutto l'interesse perché si esauriscano prima, per esempio le discariche, perché ovviamente riempiendole si fanno anche dei ricavi. Quindi c'è un sistema secondo me che va riorganizzato, quindi spero che questa nuova giunta lo faccia. Però io ho letto la nota della DIT di Calabria Maceri, insomma, quando ha sospeso il conferimento, dice che avanza oltre 3,7 milioni e poi dice che i soldi che pagano i comuni del Lato finiscono a Cosenza, perché Cosenza è capofila del Lato, e poi insomma non si sa che fine fanno. Per la verità i soldi sono a Cosenza e sono vincolati, però non c'è nessuna fattura, perché ho dovuto sollecitare la regione perché facesse la certificazione a Calabria Maceri per emettere la fattura, perché è chiaro che se non viene messa la fattura nei confronti del Lato, perché non è il comune che deve pagare, è il Lato, certo. È il Lato che deve pagare, il comune deve versare i soldi al Lato, e questo è un problema adesso dell'ultima settimana, quindi non ha causato l'emergenza rifiuti. L'emergenza rifiuti è stata causata dal troppo pieno delle discariche dei mesi precedenti. Ricordo che qua sono 3-4 mesi da ottobre che abbiamo questa emergenza, quindi anche questi aspetti che sono legati fra l'altro alla gestione sempre, sono sempre ripetuti negli anni, ma li abbiamo sempre gestiti, li abbiamo sempre eliminato, diciamo, quelle che potevano essere le problematiche impellenti, no? Che creavano problemi ed emergenze. Quindi bene, per fare impianti nuovi ci vuole tempo, si parlava di discariche zero invece di discariche, ma le discariche sono strapiene, gli impianti non ne abbiamo fatti, quindi insomma non vedo un problema di risoluzione immediata, mancata la programmazione. No, si è solo parlato del problema dei rifiuti, si è solo puntato sulla differenziata senza garantire poi ma non è così, perché voglio dire non si è programmato nulla, questo è vero. Però la Regione Calabria non ha una difficoltà nella gestione dei rifiuti, del ciclo dei rifiuti, perché noi siamo 1.700.000 abitanti in una regione che ampia, quindi forse meno della metà della città di Roma. Quindi immaginiamo questo ciclo dei rifiuti, che fra l'altro sono stati spesi negli anni miliardi e miliardi di euro con l'emergenza rifiuti, con i commissari generali, eccetera, che sono stati messi là. Mi ricordo nel 2011 trovai un commissario che non capiva assolutamente nulla dei rifiuti e aveva speso negli ultimi 10 anni più di 1 miliardo di euro senza risolvere nulla. Quindi è molto semplice il problema del ciclo dei rifiuti in Calabria, perché come dicevo sono tutte piccole città e borghi, per cui intanto è importante spingere molto sulla differenziata e ridurre quindi la quantità e il volume dei rifiuti. Poi questi rifiuti devono essere portati negli impianti di trattamento e questi impianti devono ridurre anche lì la quantità e il volume. Oggi abbiamo il paradosso che arrivano negli impianti 100 tonnellate di rifiuti e poi nelle discariche 150. Quindi gli impianti che dovrebbero ridurre il volume e la quantità, addirittura troviamo che nelle discariche ne arrivano di più. Quindi se noi invece abbiamo già 2 linee di termovalorizzatori, quindi chi non affronta con competenza questo tema facilmente dice facciamo un termovalorizzatore, ma non servirebbe a nulla in Calabria.
perché i termovalorizzatori si fanno nelle città che hanno molti abitanti, sì, no? nelle metropoli. Un termovalorizzatore già esiste, in Calabria viene utilizzato neanche al 10-20%, una linea non è neanche partita, quindi è come se noi fossimo una grande città dove abbiamo già due linee di termovalorizzazione, che di solito ci sono nelle capitali, eccetera, e che non viene utilizzato. Ora, il termovalorizzatore serve nella realtà in cui non c'è molta differenziata, perché è chiaro che se arriva al termovalorizzatore, arrivano dei rifiuti dove non c'è la carta, dove non c'è la plastica, non c'è materiale combustibile, quindi non serve a nulla, e devi importarli poi i rifiuti addirittura per rendere sostenibile quell'impianto dal punto di vista economico. Quindi non è solo l'aspetto di inquinamento. Oggi noi potremmo, e spero che lo faccia Iole Santelli, organizzare questo ciclo in un modo più compatibile, sostenibile, perché la Calabria ha tutte queste realtà che si può gestire benissimo. Deve, secondo me, renderlo pubblico. Cioè, c'è pure un problema però di sensibilizzazione dei sindaci e dei cittadini. Io penso, per esempio, al caso di Bisignano, no? Dove c'è stata, come dire, una protesta contro l'impianto di trattamento, hanno avuto l'impianto di trattamento, poi vabbè, ci sono le inchieste giudiziarie, poi si scopre che il depuratore buttava arsenico nei fiumi. Oppure più recentemente quello che è successo al lato di Cosenza, dove il sindaco di Morano ha detto lo faccio io nel mio comune, poi lo nominano vice sindaco, appena torna a casa i cittadini stanno per linciarlo, e quindi ricominciamo punto e da capo, tant'è che adesso mi pare che Manna abbia chiesto i poteri sostituiti della regione. Quindi c'è un problema anche di cultura, cioè perché poi si rifiuta, ma poi si passa da commissario a commissario, insomma. Esatto, anche senza risolvere senza nulla, risolvere spendendo nessuna... milioni di euro. È chiaro che le discariche inquinano, così come inquinano gli ingegneri, i termovalorizzatori, quindi i cittadini che abitano lì vicino giustamente non le vogliono, quindi se ne faranno sempre di meno. Ecco perché la differenziata non è una moda, una tendenza, oppure si fa perché il cittadino in qualche modo deve essere coinvolto. È più difficile, però è l'unica strada obbligata, nel senso che noi più differenziamo, più ricicliamo. La differenziata serve al riciclo e al riuso dei materiali, quindi a mandare meno rifiuti in discarica. Quindi noi più spingiamo, e in Calabria lo possiamo fare molto bene, cioè lo possiamo fare molto meglio che in una città che ha 1 milione di abitanti, 2 milioni di abitanti, 500.000 abitanti, perché abbiamo tutte città piccole. Allora, se noi spingiamo molto su questo, e con gli impianti che già abbiamo, i termovalorizzatori che già ci sono a Gioia Tauro, e con una gestione pubblica, non privata, che ha come dire tutto l'interesse a speculare poi per riempire le discariche. Ecco perché bisognerebbe fare, secondo me, una società di gestione regionale che gestisce i rifiuti, che gestisce, no, questo ciclo. Perché a quel punto è chiaro che una discarica ti dura 20 anni anziché 2 anni. E ci sono già alcune discariche che sono già disponibili, fra l'altro sul territorio, che potrebbero essere utilizzate. Poi lo stesso inceneritore, alla fine gli scarti dell'inceneritore, che sono anche scarti speciali perché sono le ceneri, vanno comunque in discarica. Quindi una discarica di servizio, una discarica anche che contiene meno rifiuti, è assolutamente necessaria. È il ciclo, è la gestione che deve essere virtuosa, non è un problema che si risolve per sempre. Senta, ma perché le tutte già le protestano ogni volta? Perché evidentemente non arrivano i soldini. No, per la verità, noi da quando ci sono io, 9 anni, non c'è mai stato un ritardo. Io mi ricordo, appena sono arrivato, che il comune è pieno di cooperative che occupavano continuamente di quelli del consorzio, ricorderete anche voi. Noi per 9 anni abbiamo sempre pagato. Le ditte hanno sempre pagato, diciamo così, abbiamo anche recuperato le somme che erano arretrate, e quindi i lavoratori sono sempre stati pagati. Spesso ci sono delle assemblee perché si preoccupano in modo preventivo di qualche giorno di ritardo, cioè 5-6 giorni, perché l'impresa ovviamente magari avrà delle problematiche finanziarie, ecco. Ma non c'è mai stato un ritardo di un mese. Senta, come ha vissuto l'arrivo dei commissari al comune? Va bene, i commissari sono un organo che si occuperà della liquidazione dei debiti, insomma, del comune, quindi alla fine l'attività ordinaria va avanti regolarmente. Per il passato questo organo è collaborativo, nel senso che lo strumento del dissesto è uno strumento che consente al comune
di risanare, diciamo, i conti, no? Che riguardano il passato. Quindi, La cosa la preoccupa di più di questo dissesto sul fronte ovviamente dei servizi da erogare ai cittadini, ma sul welfare, le mense scolastiche, c'è un po' di agitazione, come... No, ovviamente noi abbiamo... non è tanto il dissesto. Allora, il dissesto bisogna chiarire ai cittadini che il dissesto riguarda i conti del passato. Cioè, i cittadini, il Comune ha ereditato, nel mio caso il dissesto c'era già nel 2011, perché quando sono arrivato la Corte dei Conti mi ha certificato il dissesto. Dopodiché noi abbiamo fatto, bene ricordarlo, abbiamo fatto un piano di riequilibrio che si chiama predissesto, perché era uscita una norma, se no avremmo fatto subito il dissesto. Uscì una norma proprio nel momento in cui c'ero io e mi consentì di fare un predissesto, che fecero per tutti i comuni, cioè quei comuni che erano in dissesto, come nel caso di Cosenza, certificato dalla Corte dei Conti, potevano aderire a questa norma. Noi abbiamo fatto questo predissesto, che è un piano di riequilibrio in 10 anni, che a differenza del dissesto paga tutti i debiti del passato, cioè con il dissesto si riducono i debiti perché vengono transati, diciamo così. Con il predissesto invece si pagano tutti i debiti. Quindi era un piano, diciamo, più morbido rispetto al territorio, però che ci ha fatto assumere delle responsabilità, perché io se l'avessi fatto nel 2011 il dissesto, avremmo dovuto licenziare tutti i lavoratori delle cooperative perché non avevano il contratto. Ricordo che abbiamo noi regolarizzato e legalizzato, no? Quei contratti, perché erano tutti precari, avremmo dovuto mandare in mobilità moltissime persone, che poi noi dopo con un'altra norma 320, perché il Comune aveva più di 1200 dipendenti, oggi ne ha 400. È chiaro che tutto questo deficit accumulato nel passato, che erano gli stipendi in esubero, il personale in esubero, queste cooperative, questi strumenti di welfare, che ce l'ha solo il Comune di Cosenza, ce li sono in Emilia poi, cioè noi abbiamo addirittura il servizio di assistenza, agli anziani a casa, il servizio di assistenza ai disabili a casa, il servizio di trasporto a chiamata individuale per i disabili, cioè un disabile chiama e noi... Quindi questo adesso... Allora, questi servizi che il Comune di Cosenza ha negli anni contributo a emergenza abitativa, cioè è chiaro che se c'è la spesa infinita, noi voglio dire, facciamo tutti i servizi che vogliamo, assumiamo tutto il personale che vogliamo, e questo era successo prima del 2011. Dal 2011 noi abbiamo iniziato un piano di riequilibrio, il predissesto, non abbiamo fatto il dissesto, seppure la Corte nel 2011 ci disse: guardate che voi comunque, ci bocciò quel piano e disse: voi comunque dovete andare in dissesto. Poi noi facemmo ricorso alla Corte dei Conti nazionale, alle sezioni riunite, e vincemmo il ricorso, se no eravamo in dissesto al 2011. Quindi il Comune di Cosenza è sempre stato in dissesto, non cambia nulla. Oggi c'è un'opportunità in più, perché i commissari che cosa faranno? Questo debito che noi avevamo già nel 2011 e che abbiamo in parte ridotto, lo ridurranno più della metà addirittura, no? Perché possono fare delle transazioni. Quindi, per il futuro non c'entra il dissesto, per il futuro c'entra la possibilità che il Comune di Cosenza, come anche negli anni in cui ci sono già stato io, può permettersi, con le entrate che ha, queste uscite, che sono quelle riferite appunto ai dipendenti, per esempio, prima ne avevamo 1100, 1200, adesso ne abbiamo 400, questo è compatibile, è una spesa compatibile, tant'è che spendiamo 12 milioni in meno. Può permettersi di avere 800 persone nelle cooperative sociali, può permettersi di fare questi servizi che sono così onerosi, che non va a nessun comune, perché poi ogni mese noi dobbiamo pagare stipendi, cooperative sociali, per dirlo molto semplicemente ai cittadini, questi servizi che gravano sul comune. Dovremmo avere delle entrate, no, equivalenti, per non avere un deficit di bilancio fra entrate e uscite. Quindi non c'entra il dissesto, anzi il dissesto ci porterà un debito minore rispetto a quello che noi abbiamo ereditato, e quindi è una possibilità. Il problema per il futuro è che io in questi anni ho mantenuto sempre, riducendo il personale, riducendo anche i servizi, utilizzando i fondi europei. Il problema nel futuro è la sostenibilità di questi servizi con le entrate comunali. Questo è. Cioè non... E quindi sta procedendo a tagliare i servizi. Quindi adesso che succede? Noi stiamo mantenendo questi servizi essenziali, perché hanno una responsabilità con il mio indirizzo,
perché ritengo che siano in questo momento necessari per la città di Cosenza, perché siano, perché viviamo un momento di difficoltà proprio sociale dopo anni di crisi, cioè qui, quindi c'è un sistema che è stato abituato anche a questi servizi e quindi è giusto che le persone che hanno degli svantaggi oggettivamente. Però è chiaro che noi dobbiamo cioè lavorare anche per aumentare le entrate. Perché diciamo non sono garantiti al momento. Al momento sono garantiti. Sono garantiti. Dico, ma per l'immediato futuro? No, allora la sostenibilità non riguarda il sindaco Chiuto, riguarda qualunque altro comune. Cioè non riguarda il dissesto, cioè noi possiamo fare delle spese nel welfare, in tutte le attività che vogliamo. Tenete conto che quando siamo arrivati noi avevamo all'epoca 1,5 milioni di euro sul teatro Rentano, cioè 3 miliardi di vecchie lire. Quindi pensate i bilanci comunali che erano sempre stati proiettati, diciamo, al deficit totale, nel senso che noi incassavamo per dire 60-50 milioni di euro e ne spendevamo 100. È chiaro che dopo 10 anni tu hai 500 milioni di debiti. Però lo Stato a un certo punto mandava le risorse, c'erano i trasferimenti dello Stato, oggi c'è necessità che i comuni abbiano un equilibrio di bilancio. Quindi è chiaro che se noi abbiamo ridotto per intanto quelli che erano i servizi non essenziali, cioè, tra l'altro la legge stabilisce anche come servizi non essenziali proprio le mense scolastiche, qui che nasce poi la discussione, no? Poi quell'aspetto anche, l'aspetto che si chiarisce, insomma. No, l'aspetto non è riferito al dissesto, non è riferito al dissesto, è riferito alla variazione di bilancio che noi abbiamo da fare rispetto alla previsione che avevamo fatto nel 2020, quando avevamo risposto alla Corte dei Conti dicendo in 3 anni no, cerchiamo di sanare questa situazione che viene dal passato, dove avevamo tolto queste voci in bilancio, le avevamo ridotte e quindi adesso dobbiamo ripristinarle, ma non c'entra il dissesto, sempre voglio precisare, c'entra la possibilità che il Comune ha di garantire la spesa con le entrate che ha. Quindi noi adesso per il momento abbiamo detto che tagliamo tutto il resto e garantiamo questi servizi, ma il resto è veramente, possiamo farlo perché oggi spendiamo 12 milioni in meno di costi del personale e quindi forse ci rientriamo, però il Comune di Cosenza dovrà poi a un certo punto cercare di fare di capire. Per esempio sull'acqua noi non siamo riusciti ancora ad incassare le somme ogni anno che sono dovute, cioè abbiamo in bancia, ad Equitalia abbiamo avuto in bancia 200 milioni di euro di somme evase, non solo il Comune di Cosenza per la verità, un po' tutti i comuni, però se noi sull'acqua ci sono 2 milioni di entrate su 9 di accertamenti, è chiaro che c'è un problema poi, no, per il bilancio, perché oggi non c'è più quella mentalità per cui i comuni vengono assistiti dallo Stato attraverso i trasferimenti. Oggi i comuni devono avere delle entrate e devono avere delle uscite. Quindi è chiaro che questa situazione in un contesto come quello in cui viviamo diventa difficile. Ed era molto più difficile nel 2011, quando i dipendenti erano molti di più, quando c'erano queste situazioni. Oggi è più facile, quindi noi abbiamo in parte sanato e in parte possiamo guardare al futuro con maggiore anche fiducia, perché lo stesso strumento del dissesto ci aiuterà a ridurre i debiti del passato. Sindaco, veniamo martellati il giorno dei cittadini che ci chiedono di questo viale parco. Sì. Parco del benessere, cioè strade interrotte, difficili. No, io proprio ieri parlavo con Iole Santelli perché sostanzialmente vorrei che accelerassero i lavori la Regione Calabria del viale, che potessimo anche magari consegnare una parte del viale che è già quasi completato e che si potesse andare avanti velocemente con i lavori del tram di superficie, con il resto della, ci sono tutti gli impianti sportivi che devono essere ancora realizzati sul parco, insomma, stanno mettendo delle piante, cioè ci vuole un'accelerazione da parte della Regione rispetto a questi cantieri. Ricordo che l'accordo di programma che all'epoca feci con Oliverio prevedeva tante altre opere, i marciapiedi, per esempio tutti i marciapiedi della città fino a via Pane Bianco, prevedeva la fornitura di mezzi elettrici, adesso alcuni mezzi li abbiamo avuti e stanno da qualche giorno già circolando per la città, prevedeva i finanziamenti per l'Ovovia, prevedeva finanziamenti per il centro storico nella zona di per un vecchio progetto, per la verità già c'era nella zona di Santa Lucia, quindi adesso ho chiesto alla Santelli di
riprendere questo programma e accelerare i lavori della metro, del parco e anche della metro. Ricordo che la metro è un'opera essenziale per la città, per quanto ci siano state delle problematiche di varia natura. Ho detto ieri proprio alla Santelli che l'opera è incolpevole, cioè non è che l'opera può essere, cioè è come se uno costruisce il Duomo di Milano e dice a un certo punto c'è qualcuno che ha imbrogliato sulla fornitura dei marmi e abbattiamo il Duomo di Milano. No, il Duomo di Milano bisogna continuare a costruirlo. In Italia c'è spesso qualcuno, come per il ponte dello Stretto, che dopo aver cominciato a realizzare il ponte esce fuori, però si pagano i danni. Alla fine non vorrei che si pagassero i danni alle imprese per il mancato guadagno, per i mancati ricavi e anche non si realizza neanche l'opera. Questo è quello che vogliono le imprese. Quindi ci dobbiamo fermare, sì, perché abbiamo la pubblicità, poi torniamo tra poco. Massimo, proseguiamo sulla metro, su questo blocco, tutto fermo. Tutto fermo. Prima diceva che l'opera è incolpevole, però qua l'opera noi non abbiamo visto nemmeno, come dire, l'ombra, nel senso, il disegno l'abbiamo visto più volte negli anni. Ci rendiamo conto che questo progetto va avanti dagli anni 80. Ma dicono, rischiamo di perdere i fondi, non no, era... I fondi in Calabria vanno sempre perduti. Poi i progetti vengono rifinanziati con i fondi degli anni successivi. Cioè, come dire che io oggi costruisco questa sedia, poi domani ne posso costruire un'altra di queste poltrone. Quindi posso avere due poltrone. Se invece ho sempre quel progetto, è sempre la stessa poltrona che io passo cioè si perdono i primi fondi, perché durano 7 anni, e poi quella poltrona la costruisco con i fondi successivi. Quindi è il gioco sempre dello scarica fondi. Sono sempre recuperabili questi fondi. Questo perché i lavori pubblici, sempre se c'è la volontà politica. Esatto, voglio dire, il presidente a un potrebbe certo dire punto, il rischio qual è che va avanti, a un certo punto c'è il rischio che subentri qualcuno che non ha la volontà politica e non faccia realizzare neanche le opere. Quindi non solo si perdono i fondi, si pagano i danni alle imprese. E questo è quello che è successo a Semingallo. Allora, se avessi fatto io, direttore, voglio fare una precisazione, perché c'è qualcuno che giustamente dice a Cosenza: grazie a Mancini sono state fatte delle opere, perché le ha pensate, le ha ideate. E io dico, ringrazio pure io Mancini, che è stato un sindaco che molto operativo e concreto, che ha magari contribuito anche moltissimo a questo deficit del bilancio, al debito, perché però in quel periodo preciso, che forse ci fossi stato pure io, avrei fatto la stessa cosa, perché hanno aumentato i dipendenti fino a 1500, hanno messo le cooperative sociali 800, potevano essere magari la metà. Però era quel periodo in cui lo Stato ripianava tutto, quindi qua c'è stato Mancini che più che negli altri comuni, magari calabresi, ha aumentato al massimo la spesa, anche nel welfare, eccetera. E oggi ovviamente poi se ne pagano le conseguenze, però quello era un periodo in cui questo si poteva fare. Rispetto alle idee, però io devo dire che le idee sono importanti, ma sono molto più importanti le opere realizzate, perché pure io adesso ho avuto l'idea dello stadio, ho fatto un progetto che ho anche già lasciato al comune, c'erano dei finanziamenti, adesso ne stiamo cercando altri, sto cercando di avviare il progetto, magari non ci riuscirò e resterà al sindaco che verrà dopo di me questa idea, con un progetto già approvato. Io spero che il sindaco che viene dopo di me possa realizzare lo stadio con la città dello sport, ma non è la stessa cosa, perché ricordo che se non ci fossimo stati noi non si sarebbe realizzato il ponte, non si sarebbe realizzato il planetario, che si è realizzato grazie al fatto che abbiamo trovato i fondi, ci diede all'epoca addirittura Renzi. Per il ponte abbiamo dovuto pagare di nuovo lo stesso architetto Calatrava, abbiamo dovuto trovare i soldi per bonificare l'aria, abbiamo dovuto trovare i soldi per il finanziamento, poi ci sono state varie polemiche anche su questo. Allora voglio dire, se noi non avessimo affrontato un problema dietro l'altro, senza pensare, non avremmo realizzato nulla in questa città, come non è stato realizzato nulla in Calabria. Quindi non è tanto le idee, che sono pure importanti, ma è molto più importante realizzare le opere, che adesso, così come con la metro, io spero di completare nel mio mandato di sindaco il parco, per far capire anche ai cittadini che è un'opera strategica, importante, che stravolgerà la città, quest'opera. Ma sicuramente non vedrò realizzata la metro. No, ma spero, voglio dire, niente, no, perché la metro comunque ci vorranno
ci vorranno almeno altri 2 anni e mezzo, 3 se partissimo. Speriamo di vederla realizzata noi prima di andare in pensione. No, però, no, che ne parliamo, però è un'opera essenziale, per questo che ho detto prima, che è un'opera incolpevole, ma essenziale. Immaginate Cosenza, che ormai è una città unica, dove c'è il centro storico con l'ospedale, c'è l'area industriale a Rende, c'è l'università, ci sono tutta una serie di strutture ormai allargate perché la città si è diffusa in questo territorio, ha bisogno di un trasporto pubblico urbano in un periodo in cui tutto il mondo ormai pensa che non bisogna più spostarsi con le auto in città. Quindi noi, se bocciamo, se boicottiamo questa opera, non solo paghiamo i danni all'impresa, perdiamo i finanziamenti su un'opera già appaltata, quindi per forza dobbiamo pagare i danni all'impresa perché ha fatto un contratto con il pubblico, con la Regione Calabria, certo, per certo. Cui l'impresa, se non ci sono più i finanziamenti e se qualcuno dice a un certo punto non la fate, ha tutto il vantaggio, perché se prende i mancati utili, i mancati ricavi, prima ancora, voglio dire, di realizzare l'opera, senza neanche realizzarla. Quindi, e noi non avremo questa opera, magari che non realizzerà il sindaco Chiuto, ma che inaugurerà il sindaco che ci sarà dopo di me, che è essenziale e strategica per la città. Quindi io vorrei fare un appello anche ai cittadini che capissero l'importanza strategica che un'opera di democrazia urbana, perché uno si sposterà nella città senza l'auto, se vuole andare dall'ospedale all'università o se un ragazzo vuole venire dall'università a Cosenza, vivere nel centro storico, aumentando anche il valore commerciale delle aree, ricucirà, diciamo, questo tessuto urbano che è nato così dagli anni 60-70 in poi senza nessuna idea, perché non aveva questa riconnessione, sì, diciamo, dal punto di vista della mobilità. Cioè, non è sulla carta. Il problema questo. È che poi bisogna vedere le cose, quanto tempo occorrerà per realizzarle. Qui è sempre, è sempre un problema di capacità amministrativa, come dicevo io prima. No, beh, non è fare i programmi. Qui noi parliamo sempre di programmi come con il CIS, infatti non sto partecipando più a queste riunioni, ai ministeri, perché non è tanto mettere là delle risorse. Abbiamo 2 miliardi, abbiamo 1 miliardo, abbiamo 3 miliardi, e spenderle le risorse, non è avere le idee, è risolvere un problema alla volta per realizzare le opere. Questo è importante, perché se no oggi possiamo dire, possiamo fare un programma bellissimo e fare di nuovo tutti i tavoli che vogliamo, partecipare. Noi prendiamo i soldi del centro storico, se avessimo cominciato a fare le procedure 2 anni fa, noi adesso avremmo già in corso le opere. Qui adesso rischiamo di perdere, perché nel 2021 non ci saranno gli impegni giuridicamente vincolanti, ve lo dico e ve lo sottoscrivo. Perché il segretario adesso dice che ci pensa lei, li gestisce. Io spero che il sottosegretario acceleri, ma io so che da persona competente di questa materia, so che ancora vedo che si fanno tavoli, si parla di integrazione. Allora noi abbiamo nel centro storico, ci sono già le integrazioni dei finanziamenti, perché abbiamo il CIS, dove noi avevamo proposto una serie di opere, i sottoservizi, i sistemi di accessibilità, le case per gli studenti e per le giovani coppie sugli immobili che dovevano essere recuperati, diciamo, quegli oggetti di ordinanza a rischio crollo. Ci sono i soldi che sono nell'agenda urbana, che anche lì sono 5 anni fermi dalla regione, che parliamo sempre di tavoli e mai di spesa. E l'agenda urbana per il comune di Cosenza era tutta incentrata sul centro storico. Ci sono i soldi dell'accordo quadro con Oliverio, dove ci sono delle opere, anche lì che erano state indicate, Santa Lucia, Piazzetta Toscano, eccetera, per quanto riguarda il centro storico. Anche lì la regione non ci ha trasferito nulla. Ci sono le somme del piano periferie, dove alcune di queste sono anche sul piano. Quindi c'è già un'integrazione di risorse. Basta spenderli, ma nessuno pensa a spenderli e pensiamo sempre a fare programmi. Allora, se, la programmazione, noi viviamo di una classe politica e di una gestione, voglio dire, sempre legata alle parole, ai programmi, alla situazione. Siamo al rush finale, facciamo la politica adesso. Facciamo la politica. Sì. Cominciamo con la politica. Io volevo pure rispondere alla domanda di prima sulla città. È chiaro che molti poi dimenticano questa città com'era, con i campi rom sul fiume, con i rifiuti senza raccolta differenziata, con le cooperative che non lavoravano, con l'acqua che era all'80% di dispersione, adesso è al 23% di dispersione. Siamo una delle città che ha meno dispersione in Italia, prima era una di quelle la più alta in Italia. Quindi senza opere pubbliche, senza spesa. Al cimitero ci sono alcuni che sono impietosi, alcuni posti, no? Allora anche lì è una gestione,
Noi abbiamo trovato il cimitero dove si vendevano addirittura i locoli, cioè dove un privato andava lì e doveva dare a terzi, diciamo, no, pagare non solo il locolo, doveva pagare il marmo, la scritta, cioè era un sistema che abbiamo smantellato. Abbiamo sistemato il cimitero, il cimitero è decoroso, ci sono i fiori, è chiaro che anche quella è un'emergenza continua, può capitare per un fatto emergenziale che non ci siano disponibilità di 10 locali al momento perché stanno a costruire. Allora quella è sempre una gestione, così come quella delle buche per la strada, dell'emergenza rifiuti. La città è un organismo vivente, un organismo, voglio dire, come l'uomo che si ammala, che ha sempre. Allora noi, nonostante abbiamo migliorato moltissimo questo organismo, dal punto di vista proprio della salute, dei servizi, perché oggi addirittura abbiamo persone che rispondono ai cittadini che chiedono, e c'è un assessore che gira dappertutto per fare manutenzione dappertutto. Quindi voglio dire, è un sistema reattivo il nostro, che non c'era mai stato, non c'è nessun comune che uno chiama e va l'assessore che va a fare la dispersione idrica, c'è qualcuno che risponde. È chiaro che è sempre un'emergenza. Ci sono momenti in cui, per esempio nel caso dei rifiuti, non dipendenti dal comune di Cosenza, noi siamo costretti a subire un'emergenza che ci vede, diciamo, indicati dai cittadini, no, in modo negativo, ma che non dipende da noi. Allora noi abbiamo migliorato tantissimo la città da questo punto di vista, dei servizi, della qualità, delle opere pubbliche, e quindi questo resterà alla storia, io spero, di questa città. Poi ci sono gli odiatori che sono impietosi perché devono strumentalizzare, ci sono i cittadini che giustamente criticano, però rispondiamo a queste critiche con i fatti. E noi ancora oggi, adesso per esempio abbiamo riportato la città a uno stato di manutenzione ottimo, abbiamo lavorato per chiudere l'emergenza rifiuti, e devo dire che abbiamo lavorato sollecitando la regione, perché non era compito del comune quello di aprire gli impianti. Quindi abbiamo dovuto fare gli straordinari, quindi noi abbiamo lavorato in condizioni anche difficili. Abbiamo lavorato per risolvere questi problemi legati al welfare, assumendomi direttamente come sindaco la responsabilità, firmando gli atti di indirizzo rispetto a questo. Voglio dire, è questo il compito di un amministratore. Io ci ho messo sempre la faccia, e quando ci sono dei lavoratori che vengono a protestare, vado io a rispondere a questi lavoratori, gli dico come stanno le cose. Quindi questo è il compito di un sindaco. Io spero che chi verrà dopo di me, appunto, possa continuare in questa opera. Andiamo ad accorrarci alla politica. Sì, le piace questo avvio del Presidente Santelli, questo fatto di stare 3 giorni a settimana a Roma, un periodo a Roma, e questi assessori che è appena... Ma io penso che ogni presidente, anche ogni sindaco, deve stare almeno 2 giorni a Roma. Anche perché c'è la conferenza Stato-Regioni, ci sono tante di quelle, altrimenti non va niente per la città o per la regione, quindi già questa è una delle cose che possono essere strumentalizzate, ma mi sembra ridicolo dirlo, nei giorni che vanno da mercoledì a giovedì è bene che il Presidente sia a Roma, e quindi che, fra l'altro, visto che la Santelli ha incontrato tutti i ministri della salute, il sottosegretario, ha cominciato questa opera, ecco, di coordinamento, perché è importante, di attività che possono essere svolte sul territorio. Riguardo agli assessori, a quelli che sono stati indicati, devo dire che, pur non avendo parlato con la Santelli, se fossi stato il Presidente avrei fatto praticamente per alcuni di questi le stesse scelte. Sandra Savaglia è sempre stata, per esempio, una mia, io sono un ammiratore di Sandra Savaglio, le avevo proposto di fare l'assessore a Cosenza. Ogni volta le propongo cose diverse, lei ha rifiutato, adesso ha accettato con la Santelli in regione, quindi ne sono contento. Raffaele Cannizzaro, che ho letto, è stato un prefetto eccezionale per la città di Cosenza, conosce anche il territorio, conosce Catanzaro, conosce la regione Calabria. Non sono per queste figure in generale, dico così, che provengono da altri settori come magari le forze dell'ordine, perché io penso che i generali devono fare i generali e i politici e gli amministratori devono fare gli amministratori. Però nel caso specifico, così come i prefetti devono fare i prefetti, di Raffaele Cannizzaro, delle persone, poi non è che si può fare tutta l'album fascio, Cannizzaro è un uomo con un grande senso delle istituzioni, è una persona autorevole, capace, voglio dire, è inutile sottolineare, onesta, ha seguito anche per esempio tematiche che riguardano i rifiuti in Campania, mi ha dato una grande mano. Se non ci fosse stato Cannizzaro, qui non avremmo risolto il problema delle cooperative sociali, perché il Comune di Cosenza sarebbe stato commissariato. Ricordo che il Comune di Cosenza ha rischiato di essere in dissesto al 2011,
quindi questo perché era già certificato il dissesto della Corte dei Conti quando siamo arrivati, e con la commissione di accesso per quanto riguarda le cooperative sociali. Perché? E questa è storia, perché tant'è che a un certo punto mi assegnarono la scorta che io ho mantenuto per 4 anni. Le cooperative sociali, che erano un problema non solo tipo, no, gestionale, ma c'erano anche in quel momento delle problematiche legate, come è stato per il Comune di Rente, ad alcune situazioni che erano in corso, che erano state sequestrate delle armi in alcune abitazioni che erano di cui avevano l'utilizzo alcuni di questi soggetti che erano nelle cooperative. Cioè, all'epoca quasi fu chiesto l'accesso, cioè concordammo con il prefetto, e rimane agli atti perché il prefetto si fece autorizzare dal Ministero dell'Interno, una procedura di legalizzazione di questo sistema delle coop, dove erano frammentate in 48 cooperative. Infatti lui fece le interdittive antimafia a quasi tutti i presidenti, e io mi prestai a fare quest'opera di legalizzazione di organizzazione. Quindi questo io lo devo a Raffaele Cannizzaro, tant'è che poi ho proposto per lui la cittadinanza onoraria. Farà parte del... Ma io spero che, ho letto sulla stampa e ne ho parlato anche con la Santa. Staff. Dello staff. Ma in discrezione dovrebbe fare il capo di gabinetto. No, non lo fa. Non so che ruolo avrà, però sicuramente io credo che avrà un ruolo, se accetterà. Questo lo vedremo. E lei invece avrà un ruolo? No, io sicuramente posso avere solo un ruolo di rapporti, diciamo così, da sindaco. Non le è stato proposto di fare di amicizia, ma non mi è stato proposto, né tantomeno sarebbe stato accolto direttamente da me con un ruolo. Io sono già sindaco, quindi è incompatibile con un ruolo regionale, non può essere neanche proposto. Si dovrebbe dimettere. Che fa adesso? Rifà la giunta e rilancia? Ma la giunta, io devo dire che rilancio sempre, nella mia vita ho sempre rilanciato. E quindi soprattutto rilancio perché lo merita la città, quindi il rilancio non si fa attraverso la giunta ma attraverso le azioni che noi faremo e porteremo a compimento. Cioè abbiamo già tutte le opere appaltate, questo ho chiesto alla Santelli, e quindi noi abbiamo appaltato, adesso dobbiamo completare assolutamente l'ultimo tratto di Corso Mazzini, abbiamo già appaltato il fiume navigabile che deve essere consegnata all'impresa, abbiamo appaltato le due piazze da un lato e dall'altro del fiume, quindi la piazza che ha fatto Calatrava che si affaccia sul fiume da un lato e la piazza che ha fatto che è una piazza anfiteatro che va sul planetario per i ragazzi, il museo di Alarico deve continuare i lavori e quelli c'era un problema del civile, adesso lo hanno risolto, quindi il parco del benessere deve essere completato, questa metro, ecco, dobbiamo vedere materialmente che cominciano i lavori anche del tram. Diciamo la collaborazione. Poi ho chiesto anche alla Santelli di avviare, anche se non ci sarò ovviamente io come sindaco, questo progetto dell'ospedale, che anche lì la regione potrebbe no. Per esempio la Santelli ieri lo dichiarava, mi ricordo, ho visto Renzi, ho visto che funziona benissimo questo discorso dei commissari per le opere pubbliche, sta funzionando a Genova con il sindaco di Genova per il ponte, siccome le opere pubbliche non si realizzano, io sono stato una sorta di commissario, come se ci fosse stato un Expo a Cosenza. Cosenza infatti è l'unico caso di rigenerazione urbana in Italia dove sono state realizzate tante opere pubbliche, perché ogni problema, avete visto, sarebbe bloccata Piazza Bilotti perché prima c'erano ci sono state le ordine, i problemi sulla delle denunce per quanto riguarda l'aspetto genio civile, poi ci sono state interdittive antimafia, ci sono stati arresti dell'impresa, ci sono state situazioni, cioè c'è stato di tutto. Un'opera pubblica, così come l'ultimo tratto di Corso Mazzini, prima mi hanno denunciato quello di 5 Stelle alla soprintendenza per la Fontana di Giugno, che necessitava del parere monumentale secondo loro, ma noi non l'avevamo toccata perché abbiamo chiesto solo il parere paesaggistico. Quindi c'è una conflittualità in Italia, in Calabria in particolar modo, e ci sono degli ostacoli in tutta Italia, tant'è che si parla di sblocca cantieri, per cui i lavori pubblici non si realizzano. Quindi se non c'è un commissario, come lo sono stato io a Cosenza, anche non avendo il titolo e non avendo neanche il compenso di commissario su queste opere, non si realizzano. Questo detta la Santelli, non è un problema di risorse, di miliardi di euro, è un problema di
di persone che si mettono lì di volontà. Quindi voglio dire, no, tre minuti abbiamo. Lo vedo molto concentrato ancora sul comune di Cosenza, eppure fra un anno e quattro mesi finirà la sua esperienza. Immaginato che potesse... Due domande: ha immaginato una successione e che futuro politico ha immaginato per lei? No, io non credo nelle successioni che vengono, diciamo, predeterminate. Quindi io spero che ci sia qualcuno che si metta d'accordo anche insieme a me, no, per proseguire in questa opera di miglioramento della Quindi città. Quindi farà parte anche della squadra futura? No, non farà parte della squadra, farò parte al mondo delle idee. Delle idee, no? Cioè nel senso che di quello che è anche la condivisione su un soggetto che io posso in qualche modo anche dire che per quanto mi riguarda ci può essere una prosecuzione di questa idea di città. E quindi io spero che questo quindi possa potrebbe andare. Guardare a Roma, lei no? No, io ho già un'occhiuta a Roma del mio fratello, quindi è più che sufficiente. Io sono prestato alla politica e sono in qualche modo ho fatto questa esperienza che è stata molto gratificante da un lato, ma anche molto difficile, nel senso che poi alla fine il sindaco è molto complicato. Fare il sindaco vuol dire avere ogni giorno, io oggi sono venuto qui, parlavo con un gruppo di manifestanti prima di venire qui, di persone che insomma chiedevano alcuni soddisfacimento di alcuni diritti, e quindi ho affrontato anche queste persone. Cioè ogni giorno si ripetono, perché come è sempre un'emergenza. Non pensiamo che il comune di Cosenza se ne va a Occhiuto, se ne va a Perugine. L'emergenza rimane sempre, e l'emergenza va affrontata, va saputo affrontare. Insieme all'emergenza però bisogna pensare al futuro della città. Ecco perché dico, io non vorrei che venisse qualcuno, e lo dicevo ieri alla Santelli, e dice vabbè, non facciamo più la metro, non facciamo più lo stadio, non facciamo più queste opere. Cioè, quelle, io cercherò di finire tutto il possibile, però io vorrei che chi verrà dopo, anche rispetto ad alcune conquiste che abbiamo fatto, tipo la raccolta differenziata porta a porta, che non mettessero i cassonetti, insomma, questi... i cassonetti per le strade, che non ritornassimo indietro nell'aspetto culturale, diciamo, di un processo di miglioramento che è stato realizzato e che ci è esposto spesso anche a delle critiche impietose, ma che noi abbiamo fatto, così come il fatto di disincentivare l'utilizzo delle auto in città, quello di, no, di puntare a questa città pedonale, di creare nuove opportunità, un sistema di trasporto pubblico, mezzi sostenibili, insomma la ciclopolitana. Ecco, vorrei che ci fosse qualcuno che continuasse su questo progetto di futuro. Abbiamo concluso qui. Bene. Grazie. Grazie per l'invito. Con noi e, beh, ci vedremo presto, perché adesso la politica comincia di nuovo. La politica regionale entra nel vivo. Il 9 marzo fa il primo consiglio, da quello che ho capito, il 9 e il 10 marzo, quindi siamo lì. Siamo pronti. Siamo lì per collaborare con tutti. Grazie, arrivederci, ci vediamo domani. Grazie.